Ciao ragazzi, ciao a tutti, che Ciao. bello Ciao. vedervi. In realtà non vi vedo perché sto guardando il mio schermo. Voi avete la condivisione, giusto? Sì. Allora, come vi avevo anticipato, questo incontro che ho preparato è per spiegarvi a Giorgio, Alessandro e anche a Gabriele che è qui. Come funziona l'MCTS, okay? Che è la parte, diciamo, più, se vogliamo, più criptica nel software che state guardando, che state sviluppando, in SAI e comunque nei software di tipo Alpha Zero, chiamiamoli. Allora, vi ho preparato queste note che ora vi commento e come prima cosa vi devo dare un sacco di terminologia, ok? La cosa è estremamente semplice, se capite i principi. Dopodiché ci sono tanti dettagli tecnici nelle implementazioni da considerare, eccetera. Però adesso io cerco di passarvi l'idea che c'è sotto, okay? La motivazione. E siccome siamo in 5, fermatemi appena non capite. Queste note poi ve le passo e adesso le scarabocchio sopra mentre ci parlo sopra. Allora, la prima cosa che ci chiediamo è qual è lo scopo di questa roba che si chiama MCTS? Allora, lo scopo è questo. Noi abbiamo un albero che rappresenta delle decisioni che possiamo fare. Ok? Mettiamoci subito nella metafora del gioco del Go, che è poi quello che vedremo alla fine. Però questo si applica a qualunque processo di decisione in cui io sto in uno stato, tipo sto qui. Posso fare questa azione e quest'altra azione e a seconda di quale azione faccio arrivo in un altro stato o in quest'altro stato, ok? E così via posso costruire tutto un albero. Qui posso fare tre azioni, come vedete da questo disegno, che mi portano in tre stati successivi e così via. In questa rappresentazione, se questo lo pensate come l'albero completo, questo chiaramente non è huge, è minuscolo, è un albero minuscolo, e ci sono, vedete, delle posizioni terminali, che sono queste. Ok? Le posizioni terminali si chiamano foglie. Quindi qui ci sono un po' di terminologie. Ci sono le foglie, c'è il nodo radice. Quale sarà il nodo radice? Beh, è quello che sta all'inizio. Nel Go, per esempio, il nodo radice possiamo considerarlo la tavola vuota, prima ancora di cominciare a giocare, no? E subito da quella tavola vuota ci Scusa, sono. Sì? ti interrompo subito perché secondo me è importante cogliere una cosa. Quando la partita inizia, il nodo radice è la tavola vuota, ma poi in generale, quando devi decidere che mossa fare da una posizione qualsiasi, il nodo radice è la posizione in cui sei. Forse non so Sì, se. l'avrei detto dopo, Scusa. comunque ottima precisazione, certo, non pensate che poi il nodo radice sarà soltanto la tavola vuota, però se volete pensarlo adesso, la partita che sta cominciando, no, tavola vuota, il nodo radice è quello. Se vi trovate in una situazione in cui avete una certa posizione nel Go, una certa situazione nel gioco e volete sapere, valutare che mossa fare, lì la radice sarà un'altra, perché questo è un algoritmo iterativo, adesso ci arriviamo. Quindi la radice è lo stato attuale in La qualche radice è lo modo. stato attuale, esatto, lo stato attuale nel quale vogliamo decidere che mossa fare. Ok, ora sto ripetendo queste terminologie un po' anche per Gabriele, che lui non ha mai visto gli alberi. E root sta per radice proprio perché all'inizio è un albero alla rovescia, no? Questi sono i rami. Sotto ai nodi ci sono i figli. I figli hanno un genitore, questo caratterizza l'albero, no? Quindi questi sono due figli con questo genitore qui, ok? E si parla di nodo genitore, nodo figlio, nodo radice, nodo foglia, ok? Ora, importantissimo ragazzi, nei nodi c'è un valore. Inoltre, in questa nostra descrizione, io parlerò di nodo oppure di azione oppure di mossa, perché che cosa significa? Il Go è un gioco deterministico. Quando l'azione tecnicamente è questo arco qui, ok? Io faccio questa azione, il fatto che sia deterministico vuol dire che arrivo qui, sicuro.
ci sono giochi non deterministici in cui io faccio un'azione, tipo estraggo una carta e non so che carta mi verrà, quindi da quell'azione possono accadere tante cose. Ok, quindi questa è già una semplificazione di queste situazioni. Ora, vi dicevo, c'è un valore nel nodo. Il valore è facciamolo in questo modo. Ora voglio spiegarvi che cosa significa colorare l'albero. Questa frase qui, dove vedete colorare tra virgolette. Se questo è un gioco, siete d'accordo che alla fine del gioco c'è un punteggio? Quindi nelle foglie finali, questa è la fine del gioco. Ci sarà un punteggio. Facciamo che calcoliamo il punteggio dal punto di vista del nero, ok? Quindi un numero positivo significa punti per nero, negativo punti per bianco. E facciamo che è un gioco a due giocatori come il Go. E qui dentro ci potrebbe essere il numero 3, no? Il valore 3, perché la partita finisce che nero vince di 3. Qui magari c'è meno 4 perché nero perde di 4 e qui c'è 7, ok? Adesso io vi chiedo. Questo nodo qui che sto cercando adesso, avendovi detto che sapendo che qui tocca a nero, cioè che facciamo direttamente qui sopra, sapendo che qui tocca a bianco, ok? Perché il nodo, il gioco è un gioco a turni, quindi a ogni livello io so chi tocca. Se voi doveste dire quanto vale questo nodo, che cosa mi rispondereste? Lo chiedo a Gabriele. Da lì tocca a bianco e da lì ci sono solo due finali possibili. In uno la partita finisce con meno 4, nell'altro la partita finisce con 7. E bianco è una persona intelligente, è in grado di leggere una mossa avanti due posizioni. Più intuitiva che mi verrebbe da fare è la media. No, sei troppo matematico, ragiona da filosofo. Puoi fare due mosse, con una vinci di 4, con l'altra perdi di 7. Quale mossa fai? Ho detto che sei intelligente, capito? Bianco è una persona razionale, si dice, un giocatore razionale, gioca per vincere. Quindi da quella mossa tu fai la mossa che ti fa vincere di 4. Quindi quanto vale quel nodo? Per bianco varrebbe 4. Esatto, e siccome abbiamo detto che scriviamo i numeri per nero, mettiamo meno Meno 4. 4, ok. Ok? Quello, Giorgio e Alessandro, per voi è chiara questa cosa? Sì, chiara. Ma colorare quindi si intende assegnare i vari nodi a azioni di bianco o di nero? Assegnare i numeri, i Ah, valori. proprio i numeri, i valori, ah, Infatti, ok. colorare è tra virgolette perché nel gioco Vabbè, del certo, Go, per perché i esempio, valori. non c'è un punteggio, c'è solo vince nero, vince bianco. In quel caso lo coloreresti proprio, no? Però se vogliamo tenere traccia del punteggio, in generale si fa così. Vi faccio notare che bianco qui, io l'ho raccontata qualitativamente, può fare due mosse, quale sceglie quella con cui vince, ma alla fine quello che ha fatto bianco è stata scegliere la mossa col valore minore. Qui c'era meno 4 e più 7. Se ci fosse stato meno 18, avrebbe scelto meno 18 perché vinceva ancora di più. E quindi in generale a questo livello, se a questo livello tocca bianco, bianco sceglierà sempre il minimo dei valori dei figli. Ai livelli superiori, nero, siccome tocca a nero, sceglierà sempre il massimo del valore. A livello superiore ancora il minimo. Capite anche che in questo modo io posso trasferire questi numeri qui in tutte le caselline, in tutti i nodi sopra. E morale di tutta questa storia, arriverò alla fine che in ogni nodo, in particolare in questo radice qui, ma in ogni nodo alla fine avrò un numero, non so, 18, ok? Che significa che idealmente se io e il mio avversario non sbagliamo mai, la partita da qui finisce con 18. Questa è una cosa importante, ragazzi. Associato a questo albero del gioco ci sono dei valori, chiamiamoli veri, che sono questi true optimal minimax value. Lo rimpicciolisco un pochino. Così. Ci sono questi valori veri.
diciamo che dati dal gioco, che rendono, se volete, il gioco dal punto di vista matematico molto stupido. Perché, ripeto, se il nodo radice vale 18, vuol dire che da qui la partita finisce di 18 punti per nero. Il che significa che se i due giocatori sono perfetti, si stringono la mano e bianco abbandona. E dice, bravo, hai vinto di 18. Perché tanto hanno letto tutto fino in fondo. Ok? Mm-hmm. Ancora terminologia, una partita si chiama episodio o traiettoria ed è una scelta di questi archi fino alla fine, ok? Questo valore di cui vi ho parlato si chiama valore minimax, anche perché è fatto scegliendo il minimo, il massimo, il minimo, il massimo, il minimo, il massimo fino ad arrivare alla radice. E altri due termini che vi capita di incontrare nell'MCTS sono l'ampiezza in orizzontale dell'albero. A questo livello, per esempio, l'ampiezza sarebbe 4, perché ci sono 4 nodi, no? Questo ancora 4. A questo livello l'ampiezza invece è 2. E questa ampiezza si dice breadth o width. Questi due termini sono quelli che vengono utilizzati. E poi ovviamente c'è la profondità. Notate che non c'è, cioè l'albero può essere asimmetrico, può avere traiettorie che durano 50 mosse e traiettorie che durano 70, quindi non c'è un'unica profondità. Quando si parla con questi termini a volte si considera la profondità media, eccetera. Però si può dire, no, negli scacchi una partita in media dura, mi pare, 50, 60, 70 mosse. Nel Go una partita in media dura, Carlo? Una partita in media dura nel Go? No, 150 mosse, 300 anche, ok. E, ok, perché vi dico questi termini? Perché adesso vi chiedo, se voi voleste esplorare quest'albero tutto quanto dall'inizio, come fate? Partite da questo nodo, datemi un modo per esplorare quest'albero. Anzi, ve lo dico io il modo. Facciamo prima tutti i nodi possibili al primo livello, quindi il primo, il secondo. Poi da ciascuno di questi facciamo tutti i nodi possibili al secondo livello, ok? Questa esplorazione la chiameremmo fatta di tipo width first, cioè la chiameremmo che esploro l'albero prima in orizzontale, in ampiezza, breadth first o width first. Non so in italiano come si potrebbe tradurre. Capite che c'è un modo opposto per esplorarlo nella direzione della profondità, completamente dall'altra parte. Io posso dire faccio prima tutti i nodi a sinistra e arrivo in fondo, poi faccio tutti i nodi a sinistra fino al penultimo e vedo se ce n'è un altro dopo. In questo caso no, quindi faccio tutti i nodi fino a qui e faccio questo. Vedete che in questo caso sto esplorando l'albero per profondità. E quindi direi che lo sto esplorando in maniera depth first. Ok, queste, ripeto, sono solo terminologie, ok? Per permettervi poi di leggere la cosa che adesso vi mostrerò. Lo scopo di questa chiacchierata è soprattutto che poi voi sappiate leggere queste cose, perché MCTS non è un solo algoritmo, è una famiglia innumerevole di algoritmi e dovete essere in grado di capire come sono fatti quando lo leggete un pochino nella letteratura. Bene, arriviamo al punto 2, che è ovviamente la ricerca esaustiva di quest'albero non è possibile. Ripeto, se fosse possibile ci saluteremmo e andremo a vederci un film, ok? Perché avremmo risolto tutto. Se fate la ricerca esaustiva dell'albero, lo colorate e fine. Non serve, battete anche AlphaGo. Chiaro questo, no? Mm-hmm. Sì. Quindi servono degli algoritmi per cercare, per esplorare quest'albero in qualche modo. E in questi algoritmi di ricerca sono compresi gli algoritmi di tipo MCTS. Notate che questa è un'inclusione e non un'appartenenza, che sottolinea il fatto che è un framework generale di algoritmi, non è un algoritmo soltanto. Allora, qui ho messo questo riassuntino. Prima cosa, per capire come è fatto l'MCTS.
suggerimento. Io per lungo tempo ho pensato all'albero completo sul quale sopra ci mettevo l'MCTS. Il mio suggerimento adesso invece è di dimenticare l'albero completo e considerare che non esiste. Cioè una cosa di dimensione tale, parliamo per esempio nel Go, alla fine le foglie finali nel Go sarebbero tipo 10 alla 150, per capirci 10 alla 80 è il numero di atomi dell'universo, ok? Quindi questa non è proprio scorretto pensare a questo oggetto, non si può pensare, non abbiamo abbastanza neuroni per pensarlo. Cioè il concetto esiste, capito? Però vi aiuta proprio a capire che questa cosa non c'è. Quindi, perché vi dico di considerare che non c'è? Perché adesso l'algoritmo MCTS lo costruirà man mano quest'albero. Quindi voi dovete pensare a questo albero che parzialmente si forma nel vostro foglio, o meglio, nella memoria del vostro computer. E la parola chiave è che è fatto incrementalmente quest'albero. E attenzione, il metodo Monte Carlo è un metodo generale, e quindi qui ci metto questa parolina chiave, in some way, significa che ci sono tanti algoritmi in Monte Carlo che costruiscono questo albero in modi diversi, ok? E queste sono le cose che adesso dobbiamo precisare. Una volta che voi avete costruito questo albero in maniera incrementale, significa che adesso potete pensare di aver costruito l'albero un pochino, il metodo Monte Carlo trova una cosa che si chiama nodo urgente, il nodo più urgente, che viene trovato anche questo in qualche modo. E attenzione, qui questo nodo l'ho chiamato S. A questo punto il metodo Monte Carlo in qualche modo, che adesso specificheremo, ok? Questo è il framework generale nel quale rientrano, mi sembra di poter dire che rientrano più o meno tutti i metodi Monte Carlo. A questo punto io mi trovo in un nodo S, no? Che ho appena costruito, e questo nodo S vorrei tanto sapere il suo valore. Vorrei sapere se vale meno 4, se vale 7, se vale 18, se vale 21, no? E il metodo Monte Carlo cerca, a seconda di quale usate, vi dà un'approssimazione di questo valore, in qualche modo, ok? E alla fine, ultima cosa, che cosa vi deve restituire il metodo Monte Carlo? Vi deve dare, dato il nodo radice appunto, virgolettato, perché è il nodo del quale volete fare la mossa, lo scopo di questo metodo Monte Carlo è darvi l'azione migliore. E preciso, l'azione migliore, non la traiettoria, ok? Soltanto l'azione migliore, perché il metodo è incrementale, e quindi dopo voi il metodo è incrementale e dopo voi ricomincerete da capo, cioè non usate una volta, non calcolate una volta per tutto la traiettoria migliore, capite? Poi usate quelle e non ci pensate più. Allora, qui c'è ovviamente adesso una figurina, se no diventa incomprensibile. Stai dicendo che a ogni mossa si valuta il... No, non è questo che stai dicendo. Si rifà tutto l'MCTS, sì. Sto dicendo, io parto, io computer... guarda, vediamolo in questo esempio. Allora, il metodo è incrementale. Incrementale quindi significa che voi, quando lo descrivete, dovete assumere che siete a un certo punto. Quindi assumete che è stato dato un albero parziale, ok? Descrivere il metodo Monte Carlo significa descrivere le cose che vi ho detto sopra in una maniera più precisa. Come le fate? Dovete descrivere i passi per ottenere l'albero successivo. Quindi un albero più grande, sempre un albero parziale di tutto il vostro albero mostruoso di possibilità. Che cosa significa uno più grande? Vuol dire che dovete aggiungere dei nodi con dentro dei valori. Ok? Quindi, detto questo, facciamo un esempio. Un esempio in cui io vi ho dato un albero già pronto,
È un albero molto breve, ho fatto solo quattro volte il metodo, quindi ho aggiunto quattro nodi. Da questo capite che in questo esempio che vi sto facendo aggiungo un nodo alla volta, anche questo è un iperparametro, diciamo. A volte alcuni metodi Monte Carlo ne aggiungono due, tre alla volta, eccetera. E diciamo che da questo albero, che non vi dico come ho messo questi numeri, ma vedete che dentro ci sono dei numeri rappresentati come frazione. Il che vi fa capire che probabilmente questo metodo memorizza non un numero soltanto, ma due numeri in ogni nodo, e poi usa la loro frazione, no? Il loro rapporto per stimare il valore di quel nodo. Comunque, abbiamo detto, nel framework generale, abbiamo quest'albero parziale, abbiamo un modo per selezionare i nodi più urgenti, e qui è dato da questo colore arancione. Questo colore arancione mi dice che il vostro algoritmo da questo nodo radice ha selezionato questo come nodo più urgente, ok? Poi, sempre il vostro algoritmo ha selezionato, guardate qui, un nodo, diciamo, ha deciso di fare un'azione che porta a un nodo che sta fuori dall'albero che avevamo costruito fino a quel momento, ok? Questo nodo esterno è quello che nel linguaggio di AlphaGo 0 si chiama Most Urgent Expandable Node, il nodo più urgente cioè questo è il nodo più urgente da espandere e questa è la sua espansione. Comunque, il vostro algoritmo ha trovato un nodo di cui vuole sapere il valore qui dentro e quindi cosa fa? Parte un'altra procedura del vostro metodo Monte Carlo, ovvero un algoritmo che permette di stimare questo valore. In questo caso, quest'altro algoritmo, in questo esempio, è quella che possiamo chiamare la policy di default, che c'è spesso negli algoritmi MCTS, e che è semplicemente, anzi no, questo ancora non ve lo dico. Allora, per ora ve la sto mettendo in maniera molto generale, no? Ho l'albero parziale, in qualche modo seleziono le mosse, arrivo a voler trovare, sempre con questa operazione di selezione, arrivo a voler trovare il valore di un nodo esterno e quindi con un altro modo, rappresentato qui dal colore verde, determino il valore da mettere in questo nodo. Ok? Adesso vi dico in questo esempio, qual è questo modo? È il modo più semplice che vi potete immaginare. Voi volete sapere quanto vale questo nodo, giusto? E non avete nessuna informazione, però il gioco lo sapete fare. Avete un computer che può fare una partita, no? Può giocare a caso, ovviamente. Fate una simulazione a caso. Cioè, da qui, questa freccia così verde rappresenta il fatto che fate una partita giocando mosse casuali, sia per voi che per il vostro avversario. Ricordatevi che siete un computer, no? Quindi questa roba la potete fare in un secondo e supponiamo che alla fine di questa partita abbia vinto bianco. Ok? Sì, ok. Quanto vale per nero quel nodo? Facciamo, qui ho messo Zero. solo bianco vince, magari bianco vince di 5, bianco vince di 5. Quanto vale quel nodo per nero? Zero. Meno 5. Meno 5, ok. Se invece è Certo, solo meno 5. vittoria Sì, meno 5. sconfitta, bianco vince, quindi per nero vale 0, ok? Quindi ora è molto stupida questa cosa, nel senso ho fatto una partita, ripeto, giocando a caso, d'accordo? Però questo, ricordatevi, è un metodo incrementale, ci sarà poi un modo anche ogni volta di migliorarle queste cose. Quindi l'idea è che migliora, migliora, all'inizio giochi a caso, ma dopo un po' giochi bene. Ok? E questa è la cosa stupefacente che accade. Se ci pensate, è quello che facciamo anche noi umani quando dobbiamo provare qualcosa che non sappiamo Di fare. nuovo, sì. All'inizio la proviamo, sbagliamo, dobbiamo avvitare una vite, nessuno ci ha mai detto se si avvita in senso orario o antiorario, proviamo entrambe le cose. E quando ci accorgiamo che si sta avvitando, diciamo, ah, ok, ho imparato. E da allora in poi, sperabilmente, ce lo ricordiamo. Bene, in tutto questo contesto che vi ho scritto, qui c'è questa leggenda che vi dice che in giallo è l'albero parziale, in arancione è la,
policy dell'albero, cioè l'algoritmo con cui io scelgo le azioni dentro l'albero costruito. Ricordatevi che l'unico albero esistente è quello costruito, il resto non c'è. E poi c'è fuori, quando ho un nodo che non sta nell'albero costruito e quindi che non contiene nessun numero, uso la policy di default, che in questa istanza che vi sto raccontando è semplicemente la più stupida, cioè quella che gioca completamente a caso. Ok? Bene, un metodo Monte Carlo è una cosa del genere in cui, come è costruito il partial tree, è da specificare. Qual è la policy che vi permette di scegliere le azioni dentro l'albero? È da specificare. Qual è la policy che vi permette di trovare il valore del nodo fuori dall'albero? È da specificare. E da notare che anche policy è tra virgolette, perché per Giorgio Alessandro, che sapete cos'è la policy, cioè la distribuzione di probabilità sulle azioni, in realtà vedremo che può anche non essere una policy in questo senso, basta che sia un algoritmo che vi dà quello che voi volete, no? Qui basta un algoritmo che prende questo nodo e vi dà il valore. Per esempio, potrebbe essere una rete neurale che vi stima il valore di quella posizione in cui siete arrivati. Ok? Notare che il fatto che voi avete espanso questo nodo, avete giocato, guardate cosa succede adesso. Queste after, no? Dopo aver fatto questa simulazione. Qui avete giocato una partita e nero ha perso, quindi per nero qui c'è 0 barra 1. Ma attenzione, allora, il nodo prima, che aveva come valore 2 su 2, che quindi vi dice che da lì fino a quel momento nero aveva vinto 2 volte su 2, che numero diventa adesso? Prima era 2 volte su 2, adesso è 2 volte su 3. Perché ho fatto una nuova partita, giusto? Giusto. E qui 2 su 5, mentre prima era 2 su 4. Notate invece che questi valori qui sono rimasti non cambiati, sono rimasti gli stessi. Perché? Perché non ho fatto altre valutazioni da loro. Quindi vedete che in qualche modo c'è una fase in cui io porto indietro tutti i risultati e li uso per migliorare il valore dei nodi che avevo già considerato. Ok? Quindi stiamo identificando le fasi di selezione, la policy arancione, la tree policy è quella che fa la selezione dei nodi all'interno dell'albero. La espansione, cioè il fatto di fare Esplorare. un nuovo nodo, come? Questa è una sorta di esplorazione, Quando espando? sì. Sì, questo è il momento in cui esploro. In realtà anche. Sì, ok. Possiamo dire che questa fase di espansione è quella che ci dà la parte di esplorazione del dilemma esplorazione-sfruttamento. Perché qui non avevo valori, ok? In realtà vedremo poi ancora più complicato. Ah sì, è vero, no, certo, L'esplorazione è l'esplorazione è compresa diverso, anche nella certo. policy dell'albero, però. Sì. L'importante è memorizzare queste cose qui, che abbiamo la policy che naviga nell'albero e si chiama policy dell'albero. Quando usciamo fuori facciamo l'espansione e a quel punto usiamo la policy di default, che è quella che valuta la valutazione, no, del nuovo nodo. E poi c'è il fatto di portare all'indietro tutti i valori, cosa che chiameremo backpropagation. Allora, qui adesso mi sembra che abbiate capito, questo è come si è formato quell'albero. L'ho dovuto fare da zero per essere sicuro di mettere i numeri giusti. All'inizio c'era la tavola vuota, ho fatto una sola simulazione, bianco ha vinto e quindi vedete 0 su 1. Poi da qui ho espanso in questa azione qui, ho fatto ancora una simulazione in cui nero ha vinto 1 su 1 e quindi questo da 0 su 1 è diventato 1 su 2 e così via. Vi è chiaro, no? Come Gabriele? Vi è Sì. chiaro come funziona? Vuoi vederlo un po'? Cioè, questo è il ratio per nero. I numeri lì dentro sono tutti per nero. Anche questa è Ok, una convenzione. Ok, potrebbero essere alternati, uno per nero, uno per bianco, potrebbero essere per bianco e così via. Ok,
Ok, ogni volta che faccio una partita aggiorno tutte le cose. Ma il fatto che durante l'espansione poi si sceglie una policy, quella di default, che diciamo, penso che il casuale sia la scelta più comune, immagino, non lo so. Comunque, in ogni caso, il fatto di fare una sola partita è anche quello un iperparametro, posso anche pensare quello di... quello un iperparametro, ovviamente, altro okay. Che, certo, tutto quello che da lì... sto dicendo, dove pensate che si può cambiare e qualcuno l'ha provato, ok? Quindi è solo l'impostazione generale. Ok, adesso avete, io spero che abbiate, l'idea di tutto questo era darvi la terminologia per... leggere quello che io considero il posto dove sono spiegati meglio questi metodi. Quindi vi ho appuntato, annotato questo documento, che è una survey dei metodi Monte Carlo del 2012, mi sembra, quindi un po' datata, però insomma scritta da Cameron Brown e altri grossissimi nomi, e vi faccio vedere come adesso siete in grado di capire questa roba qui. Quindi vi ho evidenziato le parti che può valer la pena leggere. Allora, che cos'è Monte Carlo Tree Search? È un metodo per trovare le decisioni migliori. In che modo? Prendendo delle sample random, cioè facendo delle decisioni casuali e costruendo un albero di ricerca. Questa frase è molto qualitativa, no? Se l'aveste letta mezz'ora fa, probabilmente è abbastanza incomprensibile, cioè dite, vabbè, non mi ha detto niente, effettivamente non vi ha detto nulla, ma adesso che sapete i termini e come funziona, riuscite a capirla, ok? Vediamo cos'altro c'è. E qui vedete la figura, che poi verrà commentata nel testo, ma siete già in grado di capirlo. Cos'è secondo voi questo neretto qui? Questa roba in nero, come l'abbiamo chiamata finora? La tree policy, esatto. E questa? La default. La policy di default. E questo è uno stato terminale, tipicamente indicato col quadratino. Ok, e vedete che dopo questo albero qui è lo stesso, tranne che, cosa c'è? Questo. Ha valutato un'espansione. Esatto, ha fatto l'espansione e qui dentro adesso ci saranno dei numeri che qui non fa vedere, ma che vengono dalla backpropagation, dal risultato finale. Vedete come già siamo in grado di capire questa figura. Adesso, per ogni iterazione dell'algoritmo una policy tree viene usata. Sappiamo cos'è. Per trovare il nodo più urgente dell'albero corrente. Poi, una volta che abbiamo trovato il nodo più urgente, una simulazione viene fatta da questo nodo e l'albero viene aggiornato a seconda di quello che è successo. Vedete come vi sta dicendo in maniera qualitativa tutto quello che abbiamo già detto. Quindi adesso questo si capisce perfettamente. Guardate questa precisazione. Questo involve l'aggiunta di un nodo figlio. Che cosa sta dicendo? Che cos'è questa aggiunta di un nodo figlio nel nostro linguaggio di prima? Il valore di un nuovo nodo. Ma il fatto che abbiamo messo questo nuovo nodo, come l'abbiamo chiamato? Era quello in arancione. L'espansione. Ok, la fase di espansione. Ve lo dico perché questi sono termini che adesso vedremo tecnici dell'MCTS. Una cosa importante che ho precisato, questo nodo che viene espanso, non quello che risulta dall'espansione, ma quello su cui ci fermiamo dentro all'albero e che verrà espanso, chiamato il most urgent expandable node. La parola urgent è tecnica e poco usata quando vedete le cose che vi spiegano che cos'è l'MCTS. Quindi io ve lo preciso, perché c'è il concetto di urgenza, di urgency in AlphaGo. Scusate un attimo che ci siete ancora tutti? Sì, avevo sentito un rumorino. Ok. Guarda, default policy. Che fortuna che vi ho spiegato che cos'è, quindi sapete che cos'è.
E guardate, nel caso più semplice la default policy è fare mosse con valori casuali uniformi, cioè quella che abbiamo detto, fare mosse a caso. Ok? Bene, di questo lavoro, sono 40 pagine, è una survey, vi faccio saltare un sacco di roba, perché ovviamente noi vogliamo la parte MCTS, ok? Quindi vi salto tutta la parte sulla slot machine, che sarebbe carina, però ci interessa la Monte Carlo Research, quindi passiamo alla sezione 3. Il Monte Carlo Research si basa su due ipotesi, li chiamerei, più che concetti fondamentali. Il fatto che tutta questa roba, cioè queste simulazioni casuali, ci permettono di trovare il valore vero. Che cos'era il valore vero, ve lo ricordate? Della partita perfetta. La partita perfetta, il valore minimax, il valore sì. Corretto, minimax, sì. L'abbiamo chiamato in tanti modi, no? Vi ricordate quella cosa che vi ho detto che c'è, ma in realtà è come se non ci fosse, perché non possiamo neanche pensare di averla. Ok, vediamo finalmente l'algoritmo. L'algoritmo io ve l'ho già detto, ok? Però qui viene descritto un pochino più nel dettaglio. Allora, l'algoritmo si compone di quattro fasi. La selezione. Che cos'è la selezione? Beh, partendo dal nodo radice, qualunque esso sia nel quale vogliamo avere la mossa, selezioniamo i figli. Per fortuna che sappiamo cosa sono i figli adesso in un albero. E questo ci permette di scendere nell'albero. E attenzione, la selezione è fatta con una policy. In qualche modo è fatta la selezione. Scendiamo, 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 fino a trovare il nodo più urgente espandibile. Ok? E vedete, questo viene fatto con la tree policy. A questo punto, visto che avete trovato un nodo urgente espandibile, direi che non avete dubbi, no? Cosa fate? L'espansione. L'espansione significa fate questo nuovo nodo qui. Attenzione, anche qui ne fate uno, ne fate due, ne fate tre. Anche questo è un iperparametro. Normalmente se ne fa uno. Ok? A questo punto cosa c'è? Dopo l'espansione ci troviamo un nuovo nodo che non c'ha niente dentro di dati, no? Di numeri. Quindi facciamo una simulazione. Come vedete, una simulazione viene fatta according to the default policy. E quindi questa simulazione vi porta ad avere una ricompensa finale. La ricompensa finale è il punteggio finale del gioco. Reward è una parola del reinforcement learning, no? Che è quello in cui viene applicato in AlphaGo. E questo vi permette di mettere questo valore qui dentro. Quello che abbiamo detto prima, no? Questo è il risultato. Bianco ha vinto, qui dentro ci scrivo 0 per nero. Se è la centesima partita e fino ad allora nero aveva vinto 88 volte, quel numero era 88 su 100 e se bianco ha vinto rimane 88 su 100. Ok? E infine la parte di back propagation, cioè quella che ho appena detto, riportare su tutti questi numeri. Che è questa. Scusa, quello non doveva diventare 88 su 101? Sì, scusa, certo, infatti ero rimasto un po' abbassito dal fatto che quindi non era cambiato niente. hai ragione, bravo Giorgio. Ok, Gabriele, ci sei? Okay, sì. Stiamo ripetendo quello che abbiamo già detto prima, ok? Notate che quindi vi precisa che c'è la tree policy e la default policy. La tree policy è quella che è coinvolta nel fare la selezione e l'espansione. Ok? La default policy è invece quella che fa la simulazione. Notare che la back propagation non usa la policy, è solo un riscrivere i dati che ci sono venuti finora. Ma, quindi possiamo anche dire che la tree policy in qualche modo è più complessa della default perché ha due elementi, selezionare i leaf node e poi selezionare il best urgent.
Allora, beh, io direi la No. tree policy è sicuramente più complessa della default policy perché è quella che naviga e che speriamo migliori dentro l'albero, no? E fa le scelte, è quella che alla fine ci darà la scelta migliore. Però non direi perché fa due cose. Ora, questa selezione ed espansione in realtà sono alla fine vengono fatte insieme, cioè la tree policy a un certo punto si ferma e dove si ferma, quello è da espandere. O anzi, meglio Ok. ancora, la tree policy per come è fatta a un certo punto espande. Semplicemente quando si trova un nodo che non è stato mai ancora visitato, prende e lo espande. Comunque, ripeto, vedete quante cose ci sono. Per quello dico, è una grande famiglia di algoritmi, non è un singolo algoritmo. Ok, qui ci sono alcune osservazioni. La figura 2 è quella che abbiamo visto, quindi sono arrivato qui a leggere. Qui c'è una cosa importante che vi segnalo, perché se vedete i tutorial non viene mai precisata. Allora, i nodi figli sono selezionati ricorsivamente finché viene raggiunto un nodo che o è uno stato terminale, cioè abbiamo finito la partita e vabbè, lì ci fermiamo, oppure non è completamente espanso e precisa, questa è la frase importante, notare che questo non deve essere per forza un nodo foglia. Ve lo faccio vedere nella figura. Questo è l'unico punto in cui ho trovato questa precisazione, che è una cosa che se non viene precisata, quando cominciate a capire l'MCTS, c'è qualcosa che non vi torna. Cioè, il nodo che viene espanso non è necessariamente quello finale del vostro albero. Uno direbbe, vabbè, da qui scelgo questo e solo dopo espando, perché no? Perché in questo modo non provereste mai mosse alternative, no? Partireste da una scelta di una mossa e andreste sempre giù da quella mossa lì. Ok? Quindi è importante che si può espandere, anzi spesso si fa, si espande un nodo intermedio nel vostro albero. Ok? Se posso dire, è Sì. lì che c'è il rapporto tra exploration e exploitation, cioè se tu segui un ramo che hai già visitato perché in quel nodo decidi così perché il tuo algoritmo ti dice che devi andare giù dritto, stai facendo exploitation perché lì sai che vale qualcosa. Se è ora di esplorare un nodo nuovo, figlio di questo nodo dove sei, lì fai l'exploration. Infatti il balance è deciso praticamente su AlphaGo con la formula UCT che è quella del multi-armed bandit. Esatto, giusto, sì, poiché Però, c'è un scusate, bug. forse sto facendo una confusione, però questa osservazione mi lascia dei dubbi, nel senso che una foglia mi viene da pensare che non sia espandibile. Se non, se... Anch'io ho detto. Perché state pensando alle foglie dell'albero che non esiste? Perché state pensando Ah. all'albero che non esiste, e certo, la foglia nell'albero che non esiste ed è per definizione Ok, non espandibile. ok, Ma qui ok. Chiaro, stiamo chiaro. parlando di un albero parziale che abbiamo costruito Giusto. noi e la foglia è in realtà un nodo come gli altri che chiamiamo foglia solo perché nella nostra albero parziale da quella foglia non abbiamo ancora visto i figli. Però certo, se, tecnicamente la foglia non ha figli, però ricordatevi, questo è l'albero parziale, quindi sì, ambiguità di linguaggio, si chiamano foglie dell'albero costruito in memoria. Ok, Ok. ottima osservazione, giusto. Bene, bene, ci siamo quasi. Allora, qui vi ripete per l'ennesima volta come funziona e vi dice, guarda, quando faccio la backpropagation, porto indietro in tutti i nodi visitati fino a quel momento, le statistiche del nodo. Questa parola, soprattutto il plurale, vi fa capire che io non memorizzo banalmente un singolo numero che è la mia stima del valore di quel nodo lì, ma a seconda del metodo Monte Carlo che sto usando, posso avere interesse a memorizzare tanti numeri in ciascun nodo. O anche in ciascun arco che porta nel nodo, che sarà poi come viene descritto nell'articolo di AlphaGo. In particolare vi ho precisato, in ciascun nodo memorizzate tutto quello che vi serve, non soltanto un singolo numero.
Per esempio, nel caso di prima si memorizzava il numero di visite e quante volte Nero aveva vinto, no? Quindi già erano due numeri, per capirci. Sara? Ok. Ok. Altra cosa, questo è un algoritmo iterativo, quindi virtualmente dura all'infinito, cioè all'infinito, finché abbiamo fatto tutto l'albero, però quell'albero è enorme, quindi non finiremo mai. Allora bisogna nell'algoritmo anche includere una condizione di terminazione. Spesso si dice, quando ho visitato tot nodi mi fermo. Credo che in AlphaGo fossero 1600, Francesco? Sì. In realtà nell'articolo originale non mi ricordo se era fissato il numero di playouts o quello di visite, poi dopo spiego la differenza, casomai. Ok. Comunque, insomma, c'è un budget di risorse, no? Che non, potete pensare, se state facendo questa cosa mentre giocate con un avversario umano, avete un tempo per mossa, magari un minuto per mossa, voi fate tutto questo per 59 secondi e poi dove siete arrivati, giocate. Scusami Maurizio, ma tra mossa e mossa, come dire, le statistiche della mossa precedente vengono conservate o vengono azzerate ogni volta? Ottima domanda, scegli pure, un iperparametro, si chiama tree reuse e a seconda puoi riusarle oppure puoi non riusarle. Francesco, così a pelle mi verrebbe da dire però che conviene sempre riusarle, perché a volte... Sì. Okay. No, si riusa sempre. Diciamo, se stai giocando contro un avversario che non sei tu, quindi non sei anche tu a usare lo stesso albero, che a volte succede, tu scegli la tua mossa e la fai, e quindi vai in un sottoalbero che hai già ben visitato, poi lui sceglie la sua sottomossa e ti porta in un sottoalbero ulteriore che potrebbe essere molto piccolo, però. Se tu non l'hai visitato, non era una mossa che avevi esplorato molto, può darsi che hai poco da riciclare, perché non decidi tu tutte le mosse. E soprattutto non riuscire diciamo le statistiche dell'avversario, chiaramente. No, tieni sempre le tue. Ok. Dicevi, Giorgio? No, che mi sembra anche, un meccanismo intrinseco di esplorazione, in qualche modo, questo, come l'ha raccontato Francesco, però non so se... definire così. Il metodo Monte Carlo è fatto apposta per bilanciare esplorazione e sfruttamento, sì, però questo adesso ci arriviamo con l'algoritmo UCT che è di qua. Volevo farvi notare una cosa, vi ho detto che l'output del metodo Monte Carlo è il fatto che alla fine vi dà la mossa da fare, giusto? Quando ha finito il suo tempo vi deve dire qual è la mossa da fare da quella posizione che gli avete fatto valutare. Come ve lo dice? È anche questo un iperparametro. Per esempio, il metodo che potete immaginare più che vi viene in mente, siccome in ciascun nodo ci ho messo un numero, per esempio prima ci ho messo quante volte ho vinto, potrei selezionare l'azione che mi porta, la mossa che mi porta, che mi ha fatto vincere più spesso. Ok? Potrei selezionare quindi il figlio col valore più alto. E questa è una scelta. Però pensate un attimo che cosa buffa che succede. Se avete un figlio che avete visitato soltanto una volta e avete vinto una volta, il valore di quel figlio è 1. Se avete visitato l'altro figlio 1000 volte e avete vinto 999, e con la scelta che vi ho appena detto, voi scegliereste questo. Vi sembra ragionevole? No. No. Allora, quello che potete fare, visto che i nodi vengono visitati in accordo con i numeri che producevano le vittorie, potreste selezionare direttamente il figlio con il numero massimo di visite. E quindi in questo caso voi scegliete il 1000 e non l'1. Questo toglie in qualche modo gli outliers, possiamo dire. Questa scelta si chiama scelta robusta invece che max. E come vedete ce ne sono ancora altre due, cioè la scelta max e robusta, cioè selezionate il nodo che ha sia il numero più alto sia il numero massimo di visite. Ovviamente questo non c'è garanzia che ce l'abbiate, perché magari quello col numero massimo di visite e quello col numero massimo in totale sono diversi. Allora l'idea è che continuate finché non ce lo avete.
Oppure, se finite le risorse computazionali, vi fermate e a quel punto avete un'alternativa, una scelta di backup. Ok? Questa è chiaramente in termini di qualità è la scelta migliore, però in termini di cioè il fatto di non poter prevedere in anticipo quanto durerà, no, è un bel difetto. E poi c'è il figlio sicuro che massimizza un estremo di confidenza inferiore che dice non voglio fare una mossa che sono sicuro che non fa peggio di questa, ok? Va bene, questo per terminologia, per farvi vedere quante iperparametri ci sono in questi. Adesso finalmente vi descrivo in questa sezione il Most Popular Algorithm, cioè l'MCTS più popolare, quello che per molti quando dicono uso l'MCTS intendono questo. Nonostante MCTS sia una famiglia immensa di algoritmi, ok? Questo algoritmo MCTS usa per la tree policy, cioè per la selezione delle mosse dentro l'albero costruito, un algoritmo che viene dalle slot machine, dalla parte che vi ho saltato prima, che si chiama algoritmo di Upper Confidence Bound, UCB. E siccome questo algoritmo viene applicato a questa situazione che è un albero, si chiama Upper Confidence Bound per tree, per gli alberi, e quindi la sua sigla è UCT. Quindi l'algoritmo UCT è un caso particolare, per come ve la sto mettendo, di algoritmo MCTS. Ok? Un caso particolare nel senso che vedrete è molto, è molto più elaborato di questi che abbiamo visto finora. In particolare quella che cambia è la policy di navigazione dentro l'albero, quella che abbiamo chiamato la tree policy. Ok? Ancora vi faccio notare come potete leggere questa roba. Iterativamente costruiamo un partial search tree. La capite questa frase? Certo, come detto in figura 2, come visto in figura 2. Fatemi vedere se la figura 2. Ah, ok, questa qui, sì. Questa è la figura 2 a cui si riferisce, è questa che abbiamo già commentato, ok? E bene, qui vi ho messo check per darvi soddisfazione. Check, questo lo sappiamo, perfetto. Come l'albero è costruito dipende da come i nodi nell'albero sono selezionati. Ok? E anche questa frase la capite? Check. E poi vi ho sottolineato questa cosa col commentino accanto. Tizio e Caio, due grossi nomi nel reinforcement learning, hanno proposto in questi lavori di utilizzare l'algoritmo Upper Confidence Bound versione 1 come un policy per navigare dentro l'albero. Questa cosa vi fa capire come tutte queste cose non nascono da zero. Cioè si costruiscono mattoncino su mattoncino, cioè a un certo punto delle persone hanno fatto un lavorone enorme per fare questo algoritmo UCB, è arrivato un altro che ha detto, cavolo, questo algoritmo UCB è fighissimo e mi è venuto in mente che forse possiamo usarlo anche in questa situazione, no? È un'idea, se volete, che viene da un problema differente, quello delle slot machine. Sembrava carino sottolinearlo. Allora, qui lo... Ve l'ho precisa un pochino quest'algoritmo e in particolare guardate questa frase, questa è la formula UCT che vale la pena fermarci un attimo, ok? Allora, i simboli. Siamo in un certo nodo e stiamo valutando un suo figlio, che chiamiamo nodo J, il figlio J, nel senso che ci sarà il figlio 1, il figlio 2, il figlio 3, il figlio 4, ok. E questo figlio J è stato visitato NJ volte, no? E quindi sono quei numerini che dicevamo prima, qui sono in formule. Mentre N è il numero di visite del nodo padre, quindi qui c'è NJ, questo è stato visitato solo NJ volte, mentre questo è stato visitato N volte, nel senso che
da qui io posso averlo visitato, ma poi essere andato in un'altra direzione, no? Mentre invece se sono arrivato qui, sicuramente sono passato anche da lì. Quindi quello che voglio dire è che nj è minore di n, minore o uguale di n, ok? Se non sto sbagliando. Ora guardate questa situazione qui, lasciamo stare il logaritmo, no, il logaritmo ci serve. Quando il nodo j viene visitato tante volte, questo numero nj cresce e quindi questo numero, questa frazione, diventa più piccola, no? Ma quando il genitore viene visitato senza che il nodo figlio venga visitato e quindi n cresce ma nj non cresce, è quello sopra che diventa grande e quindi cresce, diciamo, diventa più infinito. Se ci pensate un attimo, questo fa sì che questo numero, in totale, soprattutto il fatto che il suo rapporto tende a zero, perché c'è il logaritmo di n fratto n, e quando entrambi dovessero crescere, questo vi dà la parte, diciamo, questo è tanto più grande quanto più ci sia bisogno di esplorare. Ok, l'ho detto veramente malissimo. Francesco, riesci ad aiutarmi qui? Che mi sono un po' perso. Sì, ci riesco. Allora, Quanto meno si è esplorato, forse. Tanto più grande quanto meno si è stato esplorato. Oh, scusa, Francesco. però ho bisogno di condividere anch'io. Sto cercando di connettermi con l'altro computer, ecco. Dimmi Allora, se devo togliere la mia condivido. condivisione. Sì, condivido un attimo. Ok, quindi io Condivido stoppo. un attimo questo. Allora, dunque, quello era x bar qualcosa più una costante, vabbè c'era anche un 2, non è importante, e lasciamo stare un attimo il logaritmo per ora, il logaritmo, come stavi dicendo, è meno rilevante. Allora, questa cosa qui è la formula dell'intervallo di confidenza. Per la media, cioè x j bar non è altro che la media aritmetica, quindi è stato quest'azione è stata visitata n j volte, quindi è la media aritmetica di un certo numero, non so, chiamiamoli così, da 1 a n j. Questi xji sono le valutazioni dei figli sotto, quindi noi stiamo man mano che aggiorniamo tenendo la media aritmetica. La media aritmetica andrà, se supponiamo che tutti gli xji abbiano più o meno la stessa distribuzione, non occorre che sia gaussiana, una certa distribuzione con media mu, che a noi ci interessa quello, noi vogliamo sapere quanto vale l'azione, quindi quant'è il valore medio dei nodi sotto, allora mu può essere stimato con, ovviamente se avete dei numeri volete che vengono da una distribuzione casuale con una certa media e volete stimare la media, fate la media aritmetica. Quindi la media aritmetica si usa per stimare mu, che sarebbe la cosa che ci interessa. E più n è grande, più questa media sarà precisa. Uno può fare il conto che la varianza di x bar è proporzionale a 1 su nj. Quindi più voi raccogliete dati, più la varianza diminuisce. Aspettate che ho la webcam spenta. Più la varianza diminuisce e quindi più si stringe l'intervallo, cioè più la forbice si deve stringere. Infatti, l'intervallo di confidenza dice che voi potete dire che mu sta in un intervallo che ha centro x bar più o meno una costante diviso radice di nj. Quindi questa è la forbice della nostra incertezza. È la forbice della nostra incertezza. Noi quando vediamo xj bar, se nj è piccolo, questo potrebbe essere molto incerto, quindi potrebbe essere molto sopravvalutato, ma anche molto sottovalutato. Se invece nj è grande, allora questo è molto preciso. Allora noi non prendiamo entrambi gli estremi dell'intervallo, prendiamo solo quello superiore. E diciamo, ok,
questa media magari è bassa, ma l'ho visitato poco, quindi sono incerto, potrebbe essere ben più alta, potrebbe essere alta così, la vado a visitare di più. Tanto cosa può succedere? Se mi sbaglio e lei è effettivamente bassa, questo valore medio resterà quello che è, bassino, o scende, e questo intervallo si stringe, quindi dopo un po' si abbassa. Quindi immaginate di avere un po' di scelte, avete una scelta A, una scelta B e una scelta C, magari le valutazioni sono così all'inizio, però qui avete, faccio solo verso l'alto, avete un'incertezza ampia, qui magari pure, e qui invece l'avete già esplorato molte volte. Allora a questo punto voi sceglierete questo, lo scegliete un po' di volte, man mano che lo scegliete magari questo qui anche si sposta un pochino, no? Perché la media cambia quando lo esplorate ancora, ma intanto questo si stringe. Se la media non era tanto sbagliata, a un certo punto scende al di sotto, quindi poi visiterete un po' questo e poi inizierete a visitare anche questo, che magari, che ne so, magari l'avevate visitato veramente poche volte e quando lo visitate un po' di volte passa in vantaggio. Quindi c'è questo trade-off, vengono valutati con l'ottimismo dell'incertezza e quindi vengono incrementati. Il logaritmo sta lì a evitare che cioè un termine correttivo del secondo ordine, non mi è chiarissimissimissimo in tutti i casi che effetto abbia, però quello che stava succedendo qui, che questa, nel primo disegno che ho fatto questo stava restando indietro perché questo comunque era superiore, allora questo premia un po' le cose che sono state veramente poco visitate facendole crescere. Quindi non è solo, perché se non mettete il logaritmo, supponendo che gli x bar restino più o meno costanti, le nostre parentesi viola possono solo scendere, possono solo scendere e non salgono mai. Quindi se una è al di sotto di un'altra, che magari è molto visitata, prima che questo, che questa mossa venga visitata di nuovo, dovete aspettare che sia l'altra a scendere. Invece col logaritmo sopra, un pochino, crescono anche quelle che non state visitando e quindi vanno incontro alle altre e vengono visitate prima. Cioè un modo per premiare quelle che non sto visitando man mano che ne visito altre, per distribuire quindi le tue visite. Cioè è un modo di distribuire le visite che è bilanciato, cioè tu cerchi di visitare sempre quelle che ha media più alta, ma vuoi essere sicuro che la media sia più alta. Quindi finché hai dei dubbi, ogni tanto butti un po' di visite anche quelle che hanno la media più bassa, perché lì sei più incerto, e così si accumulano le visite un po' anche quelle. Però attenzione, se alla fine, diciamo al limite, che ne so, la media vera di questo è questo, la media vera di questo è questo, la media vera di questo è questa, questa è la media vera mu a cui queste medie campionarie convergono, quello che succederà se io vado avanti per un tempo lunghissimo, all'infinito, anche faccio invece che l'infinito faccio 100 milioni di visite, qui farò 100 milioni di visite meno qualcuna, cioè quasi tutte le visite, una frazione che tende a 1, vengono fatte a quella che ha mu più alta, e in questi due faranno sì un po' di visite, ma l'ordine di grandezza del numero di visite che faranno questi è della radice quadrata di n alla fine, al limite. Quindi io avrò sprecato su 1 milione di visite, ne avrò sprecate qualche 1 migliaio o 2 qui, 1 migliaio o 2 qui, e 1 milione meno qualche migliaio qua. Quindi questo algoritmo ha di buono che converge non a una frazione di visite al massimo e frazioni più piccole agli altri due, agli altri. Gli altri si beccano un ordine di grandezza di meno, vanno su come radice di n, quelli che hanno media minore. Invece quello che ha la media più alta, al limite si prende il 100% delle visite, meno una correzione che è con la radice. Ottimo, il che rende la scelta robusta, molto robusta. Ok, perfetto Francesco, posso riprendere? Ho un dubbio, Francesco, ma se invece avessimo scelto fin dall'inizio l'altro estremo, proprio banalmente, sarebbe stato lo stesso? No, se scegli l'altro estremo succede un po' l'opposto. Se scegli l'estremo inferiore, cioè quello che succede, aspetta, cos'è che succede? È che una che ha una valutazione bassa e è poco visitata viene, aspetta, adesso sono confuso.
Dunque, una che ha una valutazione bassa e è anche poco visitata avrà una cosa bassissima e quindi non verrà visitata, non verrà premiata. Quindi quelle poco visitate con valutazione bassa vengono sostanzialmente abbandonate. Va bene. E non le riscopri. In realtà l'estremo inferiore viene usato per scegliere la mossa alla fine. Prima Maurizio ha fatto vedere quattro alternative, la Max Child, la Robust Child, poi c'era la quarta che era la non mi ricordo com'era la definizione, che è, lì si usa l'estremo inferiore, lì ritorna utile, però Secure appunto è un child. Contesto Secure Child, quello è un contesto leggermente diverso, lì per la scelta finale a volte si fa. Ok, grazie. Ok, allora vediamo, vi rimetto questo. Ok, quindi abbiamo capito questa formula, grazie Francesco. Qui appunto c'erano le cose che la terminologia, insomma, che questa è la media campionaria, eccetera eccetera. E allora c'è questa frase qui, che è quello che vi dicevo, che la tree policy automaticamente incorpora anche l'espansione. È generalmente, diciamo, si assume che in quella formula, quando c'è NJ uguale a 0, in questa formula, il valore UCT sia più infinito, cosa ragionevole, no? Perché stiamo dividendo per 0. E questo significa che, essendo quel valore infinito, quindi è più grande di tutti i numeri, quando c'è un nodo figlio che non è mai stato visitato, quello viene espanso sicuro, perché è quello che ha il valore UCT più grande. E questo ve l'ha detto Francesco, non l'ho precisato qui, c'è un child node è selezionato per massimizzare, vedete qui è scritto che la scelta della tree policy è quella che massimizza questo valore UCT. Quindi se questo valore UCT per alcuni nodi figli è più infinito, appena arriviamo a un genitore siffatto, quel nodo figlio viene subito espanso, no? Perché non, è sicuramente il più grande. Quindi in particolare in questa istanza dell'MCTS, quello che succede è che le mosse sono provate almeno una volta prima di espandere un nodo, ok? Che ci dà delle valutazioni, insomma, almeno parziali. Non c'è nessuna mossa che non proviamo, ecco, questo è il punto. Poi qui vi ho segnato altre cose che potete leggere, che potete provare a leggere. Questa è la spiegazione su cui mi sono incartato e che ci ha dato egregiamente Francesco. E poi, come vedete, tutto il resto è leggibile, l'abbiamo già detto. Il resto dell'algoritmo procede come descritto nella sezione 3.1, che è quella che abbiamo visto prima. Se il nodo selezionato da questa formula ha dei figli che non sono ancora parte dell'albero, cioè figli da espandere, uno di questi è scelto in maniera casuale e aggiunto all'albero, e qui vi ho segnato, questa è l'espansione, no? Poi c'è quest'altra frase che vi dà la backpropagation nella formula UCT, e qui vi dice come è calcolato questo X barra J, questa media campionaria, viene calcolata come rapporto di questo valore Q, che è una cosa che vi sottolineo perché il termine Q value è un termine del reinforcement learning, significa il valore dell'azione, ok? Però nel Go questa distinzione c'ha veramente poco senso, perché l'azione è quella che mi porta allo stato successivo, quindi il valore dell'azione è anche il valore dello stato in cui mi trovo dopo quell'azione, ok? E direi che ci siamo qui, mi sembra che di questo non ci sia nient'altro, e quindi volevo farvi vedere tutta questa roba qui per capire quello che vi dico, che i metodi MCTS sono tanti, ok? Qui nella sezione 4
parte la descrizione di varianti MCTS, cioè di varie istanze del metodo MCTS come ve l'ho descritto io, e vi ci vado velocemente. 4.1, 4.2. Ascolta Maurizio, io non ho tantissimo tempo, però se devo spiegare l'MCTS di AlphaGo Zero... Ok, allora direi che forse io avevo preparato l'articolo di AlphaGo Zero e poi ti passo la parola. Voglio solo convincere i ragazzi che adesso sono in grado di leggere l'articolo di AlphaGo Zero, almeno la parte che parla dell'MCTS. Ok, qui poi ve lo passo questo, ve lo passo così con questi commenti e vedrete che le cose evidenziate siete in grado di capirle. Un'ultima cosa, Francesco, e poi ti do la parola. Questo nel AlphaGo Zero, la cosa figa per farvi capire quanta varietà ci possa essere è che il valore, la policy di default è la rete neurale, nel senso che non faccio il play out. Quando raggiungo il nodo e lo espando, il valore che do a quel nodo non lo faccio vedendo una partita in qualche modo e vedendo come finisce, ma semplicemente applicando la rete neurale. Ci applico la rete neurale che mi dice quali sono i valori delle mosse successive, la policy, e quant'è il valore di quella posizione lì. E questo è il valore di cui faccio la back propagation. Ok, vai pure Francesco, vuoi condividere tu oppure ti lascio questo? Sì, condivido io. Okay. Foglietto. Poi mandami quella review, anche se forse me l'avevi già mandata e io semplicemente sono ignobile, non lo so, quella sulla MCTS che è carina. L'ho segnalata sicuramente, ma... Mille volte, ma vabbè, porta pazienza. Ok, allora, quindi... Quando siamo su AlphaGo Zero, AlphaGo Zero e anche AlphaZero. AlphaZero è una generalizzazione, una semplificazione di AlphaGo Zero, che tra l'altro è stata applicata anche agli scacchi, agli shogi, e anche l'ILA Zero funziona allo stesso modo, e anche il nostro SAI funziona allo stesso modo, e penso più o meno Katago, anche se non so i dettagli. Quindi siamo arrivati a convergere a un algoritmo che sembra essere buono, o almeno nessuno è in grado per ora di migliorarlo. Quindi noi siamo nel nostro albero che è la partita iniziata, siamo, diciamo, questa qui è la posizione attuale, posizione, e magari c'è già un albero precostruito, perché abbiamo ereditato l'albero dalla situazione precedente, però per farvi capire meglio come viene costruito, faccio finta che sia un nodo nuovo, magari il mio avversario ha giocato una mossa assurda, quindi io non avevo esplorato qui, e quindi mi ritrovo con un nodo nuovo. Allora, appena arrivo in un nodo, io chiamo la rete neurale. Chiamo la rete neurale con quella posizione in cui sono come input, e la rete neurale, quindi la rete neurale ha una posizione come input, che è una posizione sul Goban, o sulla scacchiera, qualunque gioco siate, gli fate vedere, decidete come codificare l'input, decidete la rete neurale giusta, e poi la rete neurale c'ha una torre di layer con una struttura opportuna, e in cima alla torre c'è una biforcazione e avete due teste, in cima alla torre. Adesso la tridimensionalità è andata a quel paese perché non sono capace, sembra un buffo gufo. Due teste che vi danno la policy della rete, suggerita dalla rete. Una policy quindi è una distribuzione di probabilità sulle mosse disponibili, e una value sempre suggerita dalla rete. La valutazione della rete sia in termini di policy, quali mosse conviene esplorare, sia in termini di value, quanto stiamo vincendo, stiamo perdendo, quanto vale questo nodo. Tenete presente che durante la pipeline si parte con una rete neurale casuale, che gioca a caso, malissimo, e man mano si va migliorando. Comunque, anche quando si arriva a una rete che gioca veramente molto molto bene, a livello superumano, comunque dobbiamo sempre pensare
che queste valutazioni di policy e di value sono ancora molto lontane da essere quelle giuste. Si sbaglierà a volte, la value è rumorosa, la policy non è concentrata sulla singola mossa giusta, quella migliore del minimax, e neanche sulle 5-6 mosse migliori. Cioè può darsi che proprio ci siano ancora degli errori. Comunque, quindi immaginatevi di essere sempre in una situazione in cui queste cose sono imperfette. Allora, noi comunque con le nostre policy imperfette, questo nodo è nuovo, quindi abbiamo tutte le azioni possibili e per ciascuna abbiamo il valore dato dalla policy, quindi abbiamo P di questa mossa 1, P di questa mossa 2, fino a P di questa mossa M. Queste sono delle probabilità che sommano a 1 e mettiamo che le abbiamo già ordinate, P1 maggiore di P2 maggiore di Pm. Dobbiamo, cioè non è che abbiamo molta scelta, siamo qui, dobbiamo per forza andare in giù e non c'è nessun nodo visitato, quindi possiamo scegliere liberamente tra questi nodi. Di questi nodi non sappiamo nulla, l'unica indicazione che abbiamo è la policy, quindi obbligatoriamente in questo stato scegliamo il nodo con la policy maggiore, quello con P1, e andiamo a visitare questo nodo qua. Quindi facciamo una visita. Siccome il nodo è nuovo, andiamo a valutare il nodo con la rete neurale, e di nuovo a questo nodo ci facciamo dare la policy lì e la value lì, e il nostro playout è finito. Cioè il playout consiste in un percorso dalla radice, che è questa, fino a che non dobbiamo invocare la rete neurale una volta. Quindi il primo playout è stato un playout di una sola, solo qui, valuto la rete neurale, fine del playout. Il secondo, parto da qui, scelgo la mossa con policy maggiore, invoco la rete neurale, ottengo i valori. Bene. Terzo playout. Sono qua e devo scegliere adesso se visitare il nodo già visitato viola, che ha una visita, o se visitare uno degli altri. Chiaramente se scelgo uno degli altri sceglierò quello di P2, perché queste sono in ordine e quindi P2 è maggiore delle altre, questi nodi sono tutti alla pari. Quindi adesso devo decidere se scegliere un nodo incognito qui nuovo o se scegliere questo qui. E qui userò la formula, però permettetemi di aspettare un attimo per dirvi questa particolare situazione della formula, perché la situazione in cui avete un nodo visitato e gli altri non visitati è un po' particolare. Quindi diciamo che nella seconda visita, comunque nella seconda playout, io alla fine scelgo comunque questo, per qualche motivo che poi vediamo, scelgo questo e vado qui. Poi magari c'è un playout che mi fa scegliere questo, in cui vado qui, poi scelgo qui, poi vado qui. Quindi sto cominciando a costruire il mio albero. Adesso arriviamo al punto in cui l'albero visitato è così, magari ne faccio un'altra soltanto fino a qua, e partiamo col settimo playout, quindi riparto da qua e ho da scegliere. Allora, in questo momento io ho tre rami visitati e poi posso scegliere uno non visitato. Come li confronto? Li confronto con la formula che avete visto prima, nella variante speciale, che tiene conto che la mia rete neurale mi dà anche una policy. Io voglio anche tenere conto della policy. Quindi c'è una variante, che è questa. Io vado a prendere l'argmax, quindi la mossa che massimizza il valore, quindi sarebbe xj bar, quindi per ciascun j può essere 1, 2, 3 o uno degli altri, 4 diciamo. Per i primi 3, adesso mi chiamano, devo andare ma faccio in fretta, per i primi 3 io valuto la valutazione media. Valutazione media vuol dire che per questo la valutazione media è la media calcolata su questi 3. Lì ci sono state 3 visite, 3 nodi, io faccio la media di questi 3, la inserisco qua dentro. Quando devo andare a vedere quanto vale l'x bar di questo, purtroppo ce n'è uno solo, quindi farò lui, e qui farò lui, e l'argmax dovete sommare la costante CP, la costante PUCT, come si chiama, e poi qui la formula è un pochino diversa, perché c'è, adesso mi sbaglio di sicuro, radice
di n grande il numero totale di visite che ho fatto. In questo momento sono 6 visite, il numero totale di visite che ho fatto, forse 5 visite, perché basta guardare quelle, cioè, diciamo, quella genitore non conta. Ho 5 visite e poi ho il rapporto policy della mossa J diviso visite della mossa J. Quindi qui ho il denominatore 3, perché qui c'ha 3 visite, e quindi la sua policy, magari l'ho scelta all'inizio perché la sua policy più 1 era più alta, ma dopo che ci ho fatto 3 visite la policy viene penalizzata, e quindi dico, vabbè, però questa qui aveva la policy che era un pochino più delle altre, ma l'ho visitata 3 volte, le altre l'ho visitata una volta sola, allora, diciamo, questo termine magari è maggiore per queste qua. Però conta anche la media, quindi questo qui se l'ho visitata 3 volte probabilmente è perché il valore era venuto anche buono, mentre questo è magari un po' meno buono. E niente, questa formula sembra completamente diversa da quella di prima, ma dovete, se vi interessa, potete pensare che NJ cos'è? È il numero totale di visite per la frazione di visite che avete messo alla mossa J. Quindi se sostituite questa cosa qua, vi viene xj bar più cp e avete radice di n sopra e n sotto che si semplificano, e quindi avete di nuovo 1 su radice di n sotto, come era nella formula precedente, e quindi la correzione è solo pj diviso fj. La policy, che è un numero tra 0 e 1 della mossa j, diviso la frazione di visite che avete dato alla mossa j, che è di nuovo un numero tra 0 e 1. Quindi se diciamo le frazioni sono uguali alle policy, questi sono tutti 1, se no c'è un bilanciamento. E niente, io devo scegliere ogni volta, cioè a ogni livello, qua scelgo quella che preferisco. Mettiamo che scelgo di nuovo la prima, qua di nuovo uso questa formula a questo livello e scelgo tra lei oppure una nuova. Vi devo solo dire come faccio questa formula a confrontare con questa scelta qui, che è misteriosa perché non ha ancora visite. Allora, questa scelta qui avrebbe nj uguale a 0, e quindi già un problema qui. Infatti questa formula qua è sbagliata, c'è un più 1 qui. C'è un più 1 per fare in modo di avere un denominatore anche quando non avete ancora visitata. La policy ce l'avete, questo va bene, il problema è questo. Dovete soltanto decidere un valore di default, e qui ci sono anche qui molte scelte possibili per dare un valore di default, che è la, diciamo, una valutazione di default del nodo prima che sia stato valutato. Ok, io avrei finito e andrei a mangiare perché mi hanno chiamato, però se ci sono domande fatele. Francesco, questa formula dove si trova? Questa formula si trova, la stava mostrando poco fa Maurizio, si trova nell'articolo di AlphaGo Zero. Sì, adesso ve la rimostro appena andiamo Francesco. In realtà quella che vi mostra lui è esattamente uguale a questa, quella che viene usata davvero c'ha pure la correzione logaritmica, però quella non è documentata. Ok, grazie. Scusate, devo salutarvi. Ok, va bene. Grazie mille. Grazie Francesco. Ciao. Buonasera. Allora ragazzi, se siete ancora un attimino con me, vi rifaccio vedere, così chiudiamo quella parte. Allora, questo è l'articolo di AlphaGo Zero, ok? Articolo uscito su Nature, e quello, diciamo, quello che voglio farvi vedere è che siete effettivamente in grado di leggiucchiare anche questo articolo adesso con le poche cose che abbiamo detto. Ho paura che Francesco abbia lasciato acceso il suo microfono. Sopra, guardando a destra. No, sei tu, Giorgio. Oh, sì. Ok. Allora, dicevo, volevo mostrarvi che potete leggere questo lavoro su Nature, ok? Chiaramente ci vuole un po' di concentrazione, eccetera. Io vi ho segnato queste cosine
evidenziato, e poi potete provare a vedere. La cosa importante, appunto, come vi ha detto Francesco, che c'è una rete neurale che vi restituisce le probabilità, la policy delle mosse, diciamo dei valori che poi userete per scegliere quelle mosse, e che quindi rappresentano la probabilità con cui scegliete le mosse, quella che si chiama policy nel reinforcement learning, e una stima del valore, quello che in questo contesto viene chiamato la probabilità di vittoria, è dovuto alla semantica che c'è di queste probabilità, di questi numeri, nel caso di giocatori di gioco a somma zero, informazione perfetta, eccetera, con esito 0-1, ok? La media degli esiti nel metodo Monte Carlo vi dà proprio la probabilità di vittoria. Comunque, quello che importa è che questa rete neurale vi dà uno strumento per valutare la vostra posizione. E questa valutazione della posizione, vedete, viene fatta, ed è quella che viene backpropagata all'inizio, qui lo chiama backup, quando avete raggiunto il bordo dell'albero. Ok? Quindi vedete, questa è esattamente la cosa che abbiamo descritto prima, fatto con delle figure più carine. Qui il valore che viene rappresentato, vedete, non è soltanto questo Q, che sarebbe la media campionaria dei vari valori delle azioni man mano che le avete stimate, ma è Q più U, perché stiamo usando per la policy dell'albero come metodo di scelta la massimizzazione di questa quantità. Vi è chiaro, no? Che rientra tutto nel concetto precedente? Sì. Ok. Sì. E se andiamo più avanti, quella era la parte iniziale dove vengono dette le cose in maniera, diciamo, qualitativa. Dopodiché questo tipo di articoli hanno sempre una sezione che si chiama metodi, dove dovete andare a vedere per vedere le cose nel dettaglio, più tecniche. Ok. In questa parte metodi, se andate qui, trovate l'algoritmo di ricerca, e dove vi dice AlphaGo Zero usa una ricerca molto più semplice di quella che c'era in AlphaGo, ok? AlphaGo Fan e AlphaGo Lee sono due versioni di AlphaGo. Quello originale, dell'articolo originale su Nature, era l'AlphaGo Fan, da Fan Hui, il professionista contro cui AlphaGo ha giocato per primo. E vi dice che in ogni nodo, qui in questo caso sugli edge, gli edge sono gli archi dell'albero che abbiamo mostrato prima, ok? Quindi lui queste statistiche le associa all'arco, e quindi alle coppie SA. S è lo stato e A è l'arco che porta allo stato successivo, ok? Quindi se volete la coppia SA è uguale in questo contesto allo stato successivo a cui arriviamo tramite l'azione A. Per Giorgio, che sa di reinforcement learning, sa che in generale nel reinforcement learning da una coppia stato-azione possono derivare vari S' diversi, no? Ed è per questo che in questo contesto si usa questa terminologia SA. E le statistiche che memorizzate relativamente a SA sono queste, sono il numero di visite, il valore, questo W sta per win rate, questo è quello che vi viene dato dalla testa value della vostra rete, e attenzione, è la media aritmetica dei vari valori che avete incontrato finora, e oddio, non sono sicuro, sì, the total action value, questo qui, esatto, e QSA è la media, ok, questo è il valore totale, mentre questa è la media di questo valore, e PSA è la probabilità a priori. Questa è anche una parola, diciamo, tecnica che trovate in questo contesto. Siccome questo algoritmo poi vi darà una probabilità di scelta delle mosse, no? Alla fine questo algoritmo vi dirà questa è la mossa migliore da fare, ma vi dirà anche questa è la seconda migliore, questa è la terza migliore. Quindi alla fine il vostro algoritmo vi restituisce una policy dopo, e questa policy è la policy a posteriori, se volete, no? Invece avete una policy, una probabilità a priori, che è quella data dalla rete neurale.
Cioè, voi partite nell'algoritmo di ricerca che avete la rete neurale che vi dice questa è la mossa migliore, no? Quindi uno potrebbe dire mi fermo qui, non mi serve l'MCTS. Invece voi applicate l'MCTS avendo la policy tree guidata da questa probabilità a priori, dalla rete neurale, ma l'MCTS che cosa fa? Usa queste probabilità per migliorarle. Perché alla fine, avendo fatto tante simulazioni in cui ha usato questa policy dell'albero, vi restituirà una policy presumibilmente migliore. Vi dirà: no, guarda, tu pensavi che la mossa migliore era quella. Invece, ora che ho guardato un po', seguendo i tuoi consigli, per carità, vedendole che badando di fare le mosse che tu mi dicevi migliori, ma in realtà alla fine quello che ho trovato è che la mossa migliore invece è questa. Ok? E quindi in questo senso il metodo, l'algoritmo MCTS in questo contesto lo potete pensare come un algoritmo che migliora la policy. Ok? Per Giorgio, in termini di reinforcement learning, è un operatore di policy improvement. Ti torna questa frase? Sì, direi di sì. E questa è anche una cosa, diciamo, è la cosa grossa che c'è stata con AlphaGo, no? Hanno avuto questa idea per fare un nuovo algoritmo di policy improvement, una nuova tecnica di policy improvement. Ok, mi sembra che qui ci sia tutto, questa è la formula che dicevamo. Ah, Francesco vi ha detto un'altra cosa estremamente importante in questo contesto. E Giorgio si è spento il microfono. Scusatemi. Ci ha detto un'altra cosa molto importante Francesco in questo contesto, che qui c'è questa formula, questo succede spesso in questo tipo di lavori, ma quella che poi viene usata veramente nel codice è leggermente diversa. Questa cosa, ragazzi, ricordatevelo sempre, l'unico modo per essere sicuri di cosa fa un certo software, è vedere il codice. Perché purtroppo c'è un distacco, cioè quest'articolo viene presentato tipo in aprile, viene accettato in settembre, nel frattempo da aprile a settembre loro hanno fatto altri esperimenti, quando viene accettato non è che puoi cambiare il contenuto, no? Quindi c'è già quello che puoi fare magari sul GitHub, sulla pagina web dove descrivi le cose, magari dici guarda, rispetto all'articolo c'è questa differenza. Spesso non c'è neanche questa cosa qui, perché comunque il codice è in continua espansione, in continuo miglioramento. Quindi c'è questa cosa che vi dico in generale. Vi faccio notare ancora come qui ci sono espansione e valutazione, backup e gioco. Il gioco è quando alla fine AlphaGo Zero ci restituisce la mossa da fare. Ok, quindi questa è una fase successiva, cioè l'esito, che cosa ci ha dato questo algoritmo di AlphaGo. E qui la cosa che vi ho detto, ma ve la ripeto ancora, come vedete, un metodo MCTS è quello che vi ho detto molto in generale. In questo caso, questo metodo MCTS addirittura non fa il rollout, cioè non c'ha la policy di default, no? Perché? Perché c'ha la rete neurale. E la rete neurale migliora grazie a quello che il metodo MCTS fa. Beh sì, perché ovviamente la rete neurale, nella peggiore delle ipotesi, dà mosse casuali, se è stata inizializzata da poco, diciamo, no? O No, comunque l'albero non è esplorato. però attenzione, la rete neurale non viene usata per fare le mosse di rollout. La rete neurale vi ha preso solo il valore e le probabilità. Ah, sì, però intendo. Se venisse usata per fare le mosse di rollout e arrivare comunque alla fine, certo avresti ragione, dici per male che va, la rete neurale è casuale, insomma fa analogo, ma quello che voglio dire quando dico che non usa i rollout è che quando arriva al bordo, al nodo espanso, invece di fare altre 200 mosse per vedere chi vince, non fa niente, ci applica la rete neurale dice vince bianco e io mi fido. La rete neurale in realtà dice all'80% vince bianco. Stavo confrontando un valore casuale che dà in output la rete neurale in un particolare stato,
con un valore calcolato facendo mosse a caso, diciamo, okay, non, certo. Tu dici non mi sembra peggiorativo, ecco. Poi peggiorativo, posso... Ma in realtà tieni presente che in questo contesto risparmiare 200 mosse significa fare sicuramente più veloce, capito? Sì, solo dal punto di vista del valore, così all'inizio comunque sono simili, ecco, poi appunto la rete neurale migliora anche più velocemente. Maurizio, sì. Io ho altri 3 minuti, però ti volevo fare una domanda. A un certo punto avete detto che AlphaGo esplora circa 1600 nodi per ciascun padre. Ho capito bene oppure mi sono perso qualcosa? Ti ho... 1600 a che cosa si riferiva? Allora, ti ho segnato la cosa qui, la vedi? 1600 simulazioni. Ah, ok, eccola. Allora, okay. Dunque, ogni valutazione consiste di 400 games, 400 partite. Vedere... usando un MCTS con 1600 simulazioni per selezionare ogni mossa. Simulazioni, quindi è come diceva Francesco, io avevo detto 1600 visite, invece la simulazione è tutta la partita. Quindi lui fa 1600 volte, raggiunge il nodo da espandere. Quindi se vuoi, direi che espande 1600 volte. No, ah certo, però quindi significa coincide con i nodi, direi. Perché se come abbiamo detto, ditemi se mi sembra che sia così, se come abbiamo detto ogni quando arriva ad espandere un nodo ha finito la partita, perché a quel punto applica la rete neurale e ci mette dentro il valore, una simulazione corrisponde a un nodo, giusto? Che però, occhio, non sono visite, sono nodi costruiti. Quindi, quando nell'albero che abbiamo fatto ci sono 1600 nodi, questo finisce l'MCTS. Ok. Per quella mossa, eh? Cioè, e quell'MCTS ti dice, ok, la mossa da fare è questa. Ok, quindi diciamo c'è una partita, diciamo c'è uno stato che rappresenta una posizione della tavola, del Go in un dato momento. Da lì si fanno 1600 simulazioni. Sì, cioè si costruiscono 1600 nodi nell'albero. Ok, e si sceglie. Ciascuno di questi nodi alla fine avrà dentro delle statistiche. Ok, ok. In base a queste c'è il numero di visite. Ok. E tu scegli quello col numero di visite più grande. Ok. In realtà, se vuoi, anche questo non è precisissimo, perché quello che scegli, dov'è? Play è quello col numero di visite più, cioè tu fai E alla numero di visite, è questo qui. Ok. E perché fai E alla, fare solo E alla numero di visite, tanto vorrebbe fare il numero di visite più grande. Fai E alla numero di visite perché ci metti una temperatura tau, cioè fai E alla tau per numero di visite, e questo significa che se tau è molto alta come temperatura, stai preferendo quella col numero di visite più alto, ma se tau è molto vicino a zero stai appiattendo tutte le mosse, anche una con numero di visite 1 milione con tau uguale zero ti dà come numero che per sceglierla e alla 0 uguale 1, no? La temperatura è un modo per appiattire. Sì. No, il concetto di temperatura mi è chiaro. Okay. Va bene. Che in realtà la temperatura viene messa sotto N su tau. Questa. Sì. Roba qui. Va bene. E ogni valutazione consiste di 400 partite, ma quel 400 ha a che fare, diciamo, a spanne con il fatto che la tavola del Go è 19x19? No. Non ha nulla a che fare con questo. Okay. No.
Tieni presente, Alessandro, che probabilmente adesso ti senti un po' spaesato perché dici sì, però come funziona AlphaGo? Noi non abbiamo spiegato come funziona AlphaGo, abbiamo spiegato come funziona la parte MCTS di AlphaGo. Ok. Poi c'è tutto l'aspetto del reinforcement learning, come viene usata certo. questa roba per allenare la rete neurale, perché se vuoi tutto questo, quello che deve uscire fuori è l'allenamento della rete neurale, perché è la rete certo. neurale quella che deve diventare più forte, no? Certo. E se ci pensi, per allenare la rete neurale, questo te lo posso dire così a voce al volo, è relativamente semplice. La nostra rete neurale abbiamo detto che ti dà come output le mosse, le probabilità delle mosse, quindi ti deve dare come output, diciamo, dei numeri proporzionali dalla mossa migliore alla mossa peggiore, no? Che sommano a 1, e ti dà anche il valore della mossa. Per allenare una rete neurale con apprendimento supervisionato, come fai di solito? Devi avere il valore vero, l'etichetta. Ti torna questo, sì, no? Sì, sì. Quindi sì, sì. Se noi per la posizione avessimo le probabilità giuste, cioè avessimo un dio, un oracolo che ci dice che questa mossa è quella migliore, poi c'è questa che è la seconda migliore, poi c'è questa che è la terza migliore, potremmo confrontare questa roba con la nostra policy e allenare la nostra rete neurale, il nostro regressore, no? Per migliorare questa approssimazione, per avere la prossima volta certo. dei valori che più si avvicinano all'etichetta vera. In quale certo. sei? Sì, sì, sì. Bene. Con l'MCTS cosa abbiamo fatto? Alla fine delle 1600 simulazioni, cosa ho detto che ci dà l'MCTS? Una policy. Una policy. E ho detto che è presumibilmente migliore di quella iniziale, no? Sì, sì. Bene, usa questa come etichetta. Ok. E allena la rete. Tu dici, vabbè, ma questa non è mica la policy vera, non è mica l'etichetta giusta. E il reinforcement learning funziona esattamente così. Il reinforcement learning è un generatore di etichette rumorose. Ti genera certo. delle etichette che tu puoi usare. Queste etichette in genere sono abbastanza sbagliate, ma siccome reinforcement learning è un generatore che può andare avanti quanto vuole, avere tutte le etichette che vuoi, seppur sbagliate, funziona. È la cosa un po' buffa, no? Ah, sì. E non è strana questa cosa, perché se ci pensi, a parte il caso delle immagini con dentro cane e gatto, in cui l'etichetta ti dice se c'è il cane o se c'è il gatto, e questa etichetta difficilmente è rumorosa, nel senso che più o meno è quello, se c'è c'è, se non c'è non c'è, però normalmente in tanti problemi le etichette sono comunque rumorose, perché vengono da misure, no? Certo. Se hai mai visto il problema con le cifre del NIST, le cifre scritte a mano, sì. lì c'è sì. l'etichetta che ti dice che numero è da 0 a 9, che cifra è da 0 a 9, e alcune di quelle, ti giuro, io leggo l'etichetta e dico no, è sbagliato, oppure guardo la cifra e dico non ho la più pallida idea di che cifra sia questa. Sì, sì. E quindi anche in quel caso l'etichetta è un po' rumorosa, no? Perché magari c'è un 3 che sì. sembra un po' vicino a un 6, cosa così, eccetera. Mi è capitato col database dei vestiti, esatto. Fashion MS, sì, esatto, esatto, quindi è normale avere etichette che contengono un rumore. L'apprendimento supervisionato viene spesso insegnato con l'idea che l'etichetta è pulita, precisa, eccetera. Secondo me è un po' un errore, perché crea un'idea sbagliata di fondo. Quando io faccio l'apprendimento supervisionato, comunque c'è un rumore nelle etichette, e il punto chiave è se questo rumore si compensa man mano, insomma, in qualche modo scompare. Nel reinforcement certo. learning, in questo caso, almeno nell'algoritmo AlphaGo Zero, queste etichette, evidentemente, pur essendo molto rumorose, perché se ci pensi all'inizio questa etichetta è praticamente casuale, però piano piano migliora e okay. l'algoritmo batte l'EasyDoll. Sì. Io
Già. Io vi saluto e poi mi rivedrò tutto il registrato quando lo girerai. Ok. Grazie Maurizio. Grazie a voi ragazzi. Ci vediamo presto. Ciao Ale. Ciao Maurizio, grazie. Ciao. Ciao.